seguito ad una recente esperienza in ambiente neurointensivistico americano, come ha già preannunciato il professore Germanò, abbiamo scelto di focalizzare la trattazione sul management non chirurgico del trauma cranico. Ringrazio a proposito tutta la mia scuola per avermi permesso di svolgere questa esperienza davvero molto arricchente. Nei quotidiani challenge che si trova ad affrontare il neurochirurgo, spesso a fronte di un medesimo quadro neurologico, non sempre è la strategia chirurgica quella che ci offre delle risposte. Nell'invocare una collaborazione con i colleghi intensivisti e anche in un'ottica di integrazione delle competenze, nonché nella gestione di tutte le sequele che non hanno in mano solamente neurologi, neuropsicologi e fisioterapisti, ma anche i neurochirurghi stessi, è necessario possedere ulteriori conoscenze. La prima attenzione rivolta a questo tema, ovvero sia l'importanza dell'intensive management, nonostante il trauma e la neurochirurgia siano argomenti antichissimi, risale solamente al 1970. Il trauma cranico sappiamo essere definito anche silent epidemic. A fronte di circa 6 milioni e mezzo di americani, perché appunto di America parleremo, affetti da disabilità correlate, ciò che emerge all'opinione pubblica, agli occhi della popolazione, è solamente la punta di un iceberg. C'è un mondo sommerso, fatto di disabilità moderata, disabilità severa, disordini del neurobehavioral che rimangono assolutamente nascosti. Tutto questo nonostante recentemente l'attenzione sul tema sia stata anche risvegliata da quelle che mi duole definire morti o decessi celebri. C'è un'altra categoria importante che risveglia l'attenzione degli americani, che è quella del personale militare. Sottoposto a questi traumi lievi ripetuti e a questo stato concussivo con degli outcome sfavorevoli a lungo termine che gravano molto anche dal punto di vista economico su quella che è la popolazione americana. L'amministrazione Obama è arrivata anche a sviluppare un piano di ricerca finalizzato allo sviluppo di innovazioni sia diagnostiche che terapeutiche. Ma come si studia un cervello sottoposto a trauma cranico? Purtroppo il modello a cui siamo costretti ad affidarci è primariamente quello murino. Per quanto sia auspicabile un modello umano, questo spesso non riesce ad essere comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla costruzione di uno studio appropriato. La raccolta dati deve essere costante e deve essere seriata, eseguita su esami cognitivi, fisici, su raccolta di esami neuroradiologici, su informazioni riguardo alla pressione intracranica, al flusso ematico cerebrale, nonché da ultimo sarebbe auspicabile ottenere dei campioni autoptici. Ci rendiamo conto di come questo sia nella maggior parte dei casi impossibile. Per comprendere le applicazioni di questo trattamento medico di cui mi accingerò a parlare, in tutte le sue potenzialità e in tutti i suoi ambiti continuo oggetto di ricerca, non si può che non partire da uno studio, da un approfondimento della fisiopatologia del trauma cranico, che tra l'altro è anch'essa materia di continuo studio, di continua evoluzione. Partiamo da un caso esplicativo, un paziente del 63, recentemente ricoverato nella nostra terapia intensiva, in seguito a un infortunio sul luogo di lavoro, nello specifico caduta da un'impalcatura da discreta altezza. Il paziente si è presentato con un Glasgow Coma Scale inferiore a 9, ma pupille simmetriche e normoreagenti. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Vediamo già la TAC immediatamente post-operatoria,
cesarea, abbiamo posizionato un catetere per la misurazione della pressione intracranica di tipo intraventricolare. Questo catetere è stato mantenuto a permanenza per soli 3 giorni, poiché rilevandosi valori di ICP sempre entro range fisiologici. Che cosa è accaduto successivamente alla rimozione del catetere, dopo 3 giorni appunto dalla rimozione del catetere? Qualcosa che non ci aspettavamo, un improvviso peggioramento neurologico in seguito al quale poi si è provveduto all'attestazione di morte cerebrale, possiamo vedere l'angiotac. Quindi perché accade? Che cosa accade? Il nostro postulato è che il danno cerebrale perpetua e mantiene un ulteriore danno cerebrale e noi abbiamo la necessità di interrompere questa cascata. Ma passiamo da un'analisi un poco più dettagliata. Innanzitutto dobbiamo distinguere un danno primario lieve e un danno primario severo, poiché vi sono risvolti fisiopatologici differenti. Nel danno primario lieve, dove possiamo avere un singolo piccolo evento o accumulati ripetuti piccoli eventi, proprio come nella popolazione sportiva o nella popolazione militare, abbiamo un meccanismo di stretch, di distorsione delle membrane cellulari, siano esse neuroni, microglia o membrane delle cellule endoteliali, che porteranno alla fine a una serie di complesse alterazioni metaboliche. Per quanto riguarda il trauma severo, di più facile comprensione, un singolo evento di discreta, se non severa entità, provoca un danno focale con una distruzione del parenchima cerebrale con tutte le cellule che chiaramente ne fanno parte. E un danno biomeccanico non solo sul tessuto facente parte del danno primario, ma anche sui tessuti circostanti. Nel mezzo ho inserito il danno assonale diffuso, poiché questo si può presentare con diversi spettri di gravità e ritrovarsi in entrambe le circostanze, in entrambe le situazioni. Scusate, non avanza la slide, ok. Andando un poco più nello specifico, il danno mild può coinvolgere con fisiopatologie differenti le cellule a seconda che siano neuronali o non neuronali. Nello specifico, nelle cellule neuronali abbiamo una disregolazione del flusso ionico, sodio, potassio e soprattutto tiriamo in ballo il calcio, che sappiamo governare moltissime dinamiche intracellulari. Qui andrà ad attivare una proteasi con una degradazione delle proteine citosoliche, andrà a favorire un rilascio massivo di glutammato con un'attivazione, e più che attivazione, una disfunzione mitocondriale, un accumulo di ROS, un'attivazione delle caspasi, una perossidazione delle membrane. Tutto questo causerà al nostro povero neurone un imbalance della produzione energetica. Il nostro neurone tenterà di compensare aumentando il suo consumo di glucosio, trovandosi alla fine in una situazione di metabolic breakdown che lo porterà a un'apoptosi. Le cellule non neuronali coinvolte sono le cellule endoteliali, che andranno a perdere le loro tag junction, poiché vi sarà una ipoespressione, un decremento della sintesi appunto di queste proteine. I periciti avranno un'aumentata secrezione di citochine, di ossido nitrico, gli astrociti avranno uno swelling dei loro pedicelli. Questi tre avvenimenti porteranno a una disruption della barriera ematoencefalica, che sappiamo essere uno dei fattori chiave dello sviluppo del trauma cranico secondario.
Parliamo ancora poi successivamente di astrociti perché questi vengono secondariamente coinvolti nel meccanismo della neuroinfiammazione che è primariamente guidato dalla microglia. La microglia può, sappiamo essere un insieme di cellule che vanno in giro per il parenchima cerebrale scansionandolo alla ricerca di metaboliti e sostanze tossiche da avviare verso una fagocitosi. Può essere attivato in senso antinfiammatorio, che è un fenotipo chiamato M2, o in senso pro-infiammatorio, ed è il classico fenotipo M1. Questo a seconda che siano rilasciati, che le cellule microgliali vengano a contatto con determinate sostanze. Chiaramente, durante il trauma cranico si propenderà per questo profilo pro-infiammatorio, con un imbalance di M1 su M2, una attivazione cronica, una microgliosi cronica, con chiaramente un decorso verso un danno secondario. La microglia, come ho detto, a sua volta attiverà anche gli astrociti. In che modo? Favorendo un loro rilascio inibitorio dei componenti della matrice extracellulare che andranno alla fine a formare la famosa cicatrice gliale. La cicatrice gliale si interpone come barriera fisica fra i network neuronali, creando anche una disconnessione che si è visto poi essere alla base di tutti quei deficit cognitivi e delle funzioni esecutive nell'encefalopatia post-traumatica. Chiaramente un astrocita invece attivato in senso benefico promuove solitamente una crescita assonale. Ritornando al discorso periciti, essi rilasciano massive quantità di ossido nitrico. L'ossido nitrico va a interrompere la normale risposta vasodilatatoria e vasocostrittoria che fa parte del normale meccanismo di regolazione cerebrovascolare. Che cosa succede nel cronico, ovvero sia nei giorni, se non che nelle settimane seguenti al trauma? Che questa semplice riduzione della risposta cerebrovascolare si tramuta in una riduzione della densità vascolare. Questo sempre correlabile all'encefalopatia post-traumatica. Il danno assonale diffuso lo conosciamo tutti, questo meccanismo di stretch and tear degli assoni a causa di un movimento rotazionale che si localizza maggiormente a carico di quelle porzioni di passaggio fra sostanza bianca e sostanza grigia, ovvero zone di passaggio di densità differenti tessutali. E a livello microscopico si evidenzia uno swelling diffuso dell'assone o delle varicosità assonali localizzate. In ogni caso il risultato è lo stesso, si avrà una sotomia con una conseguente atrofia neuronale. Il danno severo è un danno, appunto, come ho detto prima, focalizzato, con una distruzione di neuroni, di glia, di cellule endoteliali. È un meccanismo più intuitivo, si crea un danno biomeccanico non solo nella zona che ha ricevuto l'insulto, ma anche in tutti i territori circostanti, che si vedono intossicati appunto di queste tossine, citochine, ROS, neurotrasmettitori rilasciati in modo massivo, metalloproteasi. Ci sono anche proteine proapoptotiche coinvolte molte cellule si trovano a subire un meccanismo di reintroduzione nel ciclo cellulare che le porta poi a una prematura apoptosi. Vi è alla fine un imbalance dell'omeostasi ionica, una disfunzione mitocondriale, gli stessi meccanismi che abbiamo visto nel trauma più lieve.
Che cosa sappiamo di questo trauma secondario a livello di tempistiche? Sappiamo che questo si perpetua per ore, per giorni, persino per mesi. Questa cosa può preoccuparci, può farci pensare che sia un meccanismo ineluttabile. In realtà, questa natura dilazionata del danno secondario ci suggerisce proprio la presenza di una potenziale finestra terapeutica. Ma quindi, quali sono queste terapie che possiamo mettere in atto? Il management in terapia intensiva, che definiamo comune, il management che si basa su un advanced neuromonitoring e tutte quelle strategie terapeutiche nuove. Partiamo proprio da queste, poiché sono applicabili sia nel traumatizzato lieve sia nel traumatizzato acuto, mentre chiaramente la trattazione del discorso terapia intensiva si rivolge ad un trauma cranico severo. È intuitivo per i meccanismi che abbiamo prima descritto che fra le categorie farmacologiche che tiriamo in ballo, prima fra tutte c'è la categoria degli antinfiammatori. Arginare la cascata neuroinfiammatoria ci rende conto di questo potenziale meccanismo protettivo del farmaco antinfiammatorio nei confronti delle regioni circostanti al sito lesionale, promuovendo la riparazione tessutale e la neuroregenerazione. Ho citato prima anche il fatto che molte cellule vengono forzate da questo meccanismo di danno a rientrare nel ciclo cellulare, nel tentativo di andarsi a far carico di un rimpinguamento cellulare a causa dell'apoptosi massiva che si viene a creare, tuttavia non tutte le cellule sono in grado di sostenere i ritmi di un ciclo cellulare, andando a creare un meccanismo vizioso di nuova apoptosi. Quindi agenti che arrestino il ciclo cellulare possono prevenire ulteriore apoptosi, possono anche prevenire quel meccanismo di proliferazione gliale incontrollata e quella formazione della gliosi reattiva che abbiamo visto essere estremamente dannosa in termini di recupero funzionale del paziente. Ci sono poi anche una serie di farmaci biologici, cellule staminali, terapia con peptidi, terapia genica, terapia con fattori di crescita. Queste terapie hanno un target. Il target è la popolazione di cellule staminali residenti, che noi sappiamo essere localizzata nelle zone subventricolari, dei ventricoli laterali e nelle zone del giro dentato ippocampale. Con la senilità, il numero, di queste cellule staminali viene a decrescere. Da qui l'idea che aiutare un cervello che sta invecchiando non per un normale processo di senilità, ma per un trauma insorto, possa avere un ruolo, un risvolto benefico in termini di potenziale neuroregenerazione, neurorestoring. Passando al trattamento in terapia intensiva, quindi a un paziente più complicato con un trauma cranico severo, chiaramente si parte da un management di base con il solito posizionamento della testa a 30 gradi, mantenimento del Trendelenburg, un'ottimizzazione dell'ossigenazione e della ventilazione, facendo attenzione a non iperventilare il paziente, causare una vasocostrizione cerebrale paradossa, l'ottimizzazione della sedazione dell'analgesia che dovrebbe, anzi, decresce il rate metabolico encefalico con una riduzione del consumo dell'ossigeno cerebrale. In questo caso, facendo attenzione a non sovrasedare il paziente che potrebbe sviluppare problemi emodinamici, soprattutto ipotensivi. Il paziente con trauma cranico è un paziente estremamente delicato che può anche sviluppare ulcere da decubito, tromboembolismi venosi. Tutto questo può essere prevenuto anche con
con un'ottimizzazione della terapia nutrizionale e una nutrizione enterale assai precoce. Profilassi anticomiziale, innanzitutto con un monitoraggio dell'elettroencefalogramma continuo abbiamo una contezza molto più dettagliata di quello che succede al paziente da questo punto di vista. Molto spesso dei repentini aumenti della pressione intracranica non sono tanto da considerarsi un incremento di edema o di lesioni con effetto massa, spesso sono manifestazioni di manifestazioni epilettiche. La Brain Trauma Foundation con un livello 2 di evidenza raccomanda un trattamento con anticonvulsivanti nei primi 7 giorni dopo il trauma. L'annosa questione levetiracetam contro fentoina. Non ci sono in realtà evidenze nel raccomandare l'uno piuttosto che l'altro, è tuttavia noto che levetiracetam è un farmaco assai più maneggevole, meno economicamente dispendioso, più attrattivo, con meno interazioni farmaco-farmaco ed è pertanto quello usualmente più utilizzato. Cosa fare, nel momento in cui il paziente si complica e vi è un aumento della pressione intracranica nonostante siano già state adottate tutte queste norme, chiamiamole comuni? Innanzitutto, non si può, non valutare un attento monitoraggio della pressione intracranica. Anche se qui sappiamo ci sono pareri discordanti, studi con conclusioni discordanti. La Brain Trauma Foundation raccomanda il posizionamento di un ICP monitoring in tutti quei pazienti con un GCS inferiore a 9, lo sappiamo, e un TAC anormale. Questo sicuramente riduce mortalità e insorgenza di sindromi da erniazione. Sappiamo anche che di contro aumenta solitamente la degenza sia in ICU sia ospedaliera in generale. Il best trip di contro ci ha redarguito sul fatto che non vi siano evidenze che l'ICP monitoring possa essere superiore rispetto a delle cure basate sull'imaging e sull'esame fisico. Allorquando decidessimo di posizionare un ICP monitoring, c'è l'annosa questione intraparenchimale o derivazione ventricolare esterna. In realtà non ci sono indicazioni sul fatto che l'uno possa essere migliore dell'altro, ma ultimamente io personalmente in America ho visto posizionare esclusivamente drenaggi ventricolari esterni aperti in continuo piuttosto che procedere con deliquorazioni quando si presentasse situazione di necessità, seppur in questo caso sia l'unica indicazione chiara, cioè è meglio un drenaggio in continuo, si correla con un miglior controllo dell'ipertensione intracranica. I nostri goal, lo sappiamo, sono mantenere una pressione al di sotto dei 20 mm di mercurio e contestualmente una perfusione cerebrale fra i 60 e i 70. Come ottenerla? Innanzitutto con terapia iperosmolare, le due utilizzate sono il mannitolo e la salina ipertonica in varie concentrazioni, non vi sono evidenze su quale sia il timing da adottare, quale delle due sia migliore, se somministrarle in continua piuttosto che in volo. L'unica cosa che sappiamo è che entrambi, seppur con meccanismi differenti, danno un'espansione del volume plasmatico e migliorano il flusso attraverso il microcircolo cerebrale. Il coma barbiturico deve essere considerato come ultima spiaggia, non una profilassi, solamente un trattamento per quella pressione intracranica assolutamente intrattabile. Questo perché, lo sappiamo tutti, dà dei side effect di tipo ipotensivo veramente molto importanti.
L'ipotermia è anch'essa un modo non per migliorare l'outcome di questi pazienti, ma solo ed esclusivamente un aiuto nel controllo della pressione intracranica. Essa si associa, lo sappiamo, con gravissime conseguenze dal punto di potenziali gravissime conseguenze dal punto di vista polmonare ed immunosuppressivo. Pertanto, anche se per ipotermia si considera il mantenimento di una temperatura fra i 32, i 33 e i 34 gradi, non si scende mai al di sotto dei 35, proprio per evitare questo tipo di complicanze. Una cosa importante, un concetto molto importante quando si monitora la pressione intracranica è non focalizziamoci su un numero. Abbiamo davanti agli occhi una forma, un'onda. L'onda della pressione intracranica è formata a sua volta da tre onde, la P1, la P2 e la P3, e vediamo come si modificano lungo la curva pressione-volume. In particolar modo al point break, che è il raggiungimento di una pressione intracranica di 20-25 mm di mercurio, che non a caso è poi l'indicazione alla craniectomia decompressiva, si raggiunge un punto di mancata compensazione, dove per minimi incrementi volumetrici abbiamo massimi incrementi pressori. E vediamo che a questo punto l'onda P2, che è quella che ci parla della situazione compliance cerebrale, viene a sovrastare la P1 e la P2. Quindi sempre un occhio sia al numero sia alla forma, perché ci fa capire tante cose, ci dà tante indicazioni. Non è possibile non citare, per comprendere quello che accade al nostro encefalo in esame, l'ipotesi di Monroe-Kelly. La nostra scatola chiusa, il volume della nostra scatola chiusa è data da un volume cerebrale e un volume di fluidi. Che cosa accade quando il nostro volume cerebrale aumenta, ad esempio per una situazione di edema? Il volume dei fluidi si riduce. Ma quando il nostro volume cerebrale aumenta eccessivamente, la riduzione dei nostri fluidi può non essere sufficiente, andandosi a determinare appunto questo aumento dell'ipertensione intracranica. Potremmo pensare che questo si ripercuota in una riduzione della pressione di perfusione cerebrale. In realtà, un encefalo funzionante con dei meccanismi di compenso funzionanti porta ad un aumento della MAP, la quale fa sì che il cerebral blood flow, la pressione di perfusione cerebrale, si mantenga costante, grazie appunto a questo meccanismo autoregolatorio. Pertanto l'ICP e la MAP dovrebbero viaggiare assieme. Ad un aumento della MAP vi è una cascata vasocostrittoria che porta a una riduzione del volume ematico, perdonatemi, una riduzione dell'ICP. Perché parlo di sistema funzionante? Perché, come detto prima, un cervello, un encefalo traumatizzato non risponde più ai normali meccanismi di autoregolazione, e una nostra terapia, una terapia neurointensivistica che si basa sul mantenimento di una perfusione, di una pressione arteriosa media elevata, può essere controproducente se questo meccanismo non è conservato. Lo possiamo tranquillamente valutare con un index molto semplice dato da una ratio fra la pressione arteriosa e l'ICP. Qualora questo si mantenga al di sotto di 0,13, possiamo stare tranquilli e affidarci alle nostre terapie, perché siamo davanti a una reattività conservata, una reattività normale. Qualora questo ratio sia al di sopra di 0,13, siamo di fronte a una reattività cerebrale non più mantenuta.
Quindi questa è una piccola sinottica del medical management. Possiamo avere due strategie terapeutiche, l'una non esclude l'altra, una terapia finalizzata alla riduzione dell'ICP, abbiamo detto con mannitolo, con soluzioni ipertoniche, un'altra strategia finalizzata al sostentamento dell'ACPP, come con utilizzo di pressori, di agenti pressori, è importante in uno stato di euvolemia. Un mantenimento della pressione ematica sistolica al di sopra di 90 mm di mercurio, tutto questo appunto per forzare la pressione arteriosa media. Chiaramente sempre in una situazione di evitare ipossia con un'adeguata ventilazione. Tutto questo dovrebbe teoricamente contenere, ritardare, evitare un danno cerebrale secondario. Parliamo ora di monitoraggio, di advanced neuromonitoring. Di che cosa si tratta? Perdonatemi. L'advanced neuromonitoring è un insieme di tecniche evolutesi particolarmente negli ultimi 20 anni che prevedono l'inserzione di un probe parenchimale, pratica che può essere eseguita a letto del paziente, con lo scopo di prevenire e di identificare un danno secondario, monitorizzando cosa? Monitorizzando la perfusione cerebrale, monitorizzando l'ossigenazione cerebrale, qui con varie tecniche, e monitorizzando il metabolismo cerebrale. Hanno una importante limitazione. Pur potendo potenzialmente guidare la terapia, ci immaginiamo quante e quali e che qualità di informazioni possano derivare da questi monitoraggi, sono tecniche focalizzate, cioè noi inseriamo un catetere millimetrico in una zona cerebrale a nostra scelta, solitamente si mette nelle zone di penombra attorno a quello che è la zona di danno primario, e non, quest, questa, questa estrema localizzazione del nostro rilevamento è abbastanza intuitiva, è intuitivo che non possa sintetizzare un complesso quadro cerebrale disfunzionale e dismetabolico. Molto spesso si tende a poter inserire due probe, uno nella zona di penombra e uno nella zona sana, proprio per poter, zona presumibilmente sana, proprio per poter avere un double check di questi dati. Nello specifico la microdialisi, valutando il metabolismo, si basa su dati riguardo glucosio, lattato e piruvato per identificare un'eventuale eccessiva disbalance metabolico. Può predire un outcome, può potenzialmente guidare un management con tutte le limitazioni che ho appunto elencato. Argomento biomarker, anche questo materia di tantissimi studi recenti. Il biomarker è una molecola che dovrebbe costituire un indicatore di una particolare condizione o evento biologico, sia esso fisiologico o patologico. Nel nostro caso, nel trauma cranico, in questo caso specifico, dovrebbe o vorremmo che correlasse con entità del danno neuronale, con la funzione cerebrale e magari anche fornirci un effetto predittivo. Il primo biomarker che si è tentato di identificare nel 1970 è stato l'LDH. Nel 1983 sono stati poi pubblicati quelli che dovevano essere le caratteristiche ideali del biomarker, la specificità, un'alta specificità per il tessuto cerebrale. Ricordiamoci che questi sono pazienti che possono essere politraumatizzati. L'LDH in un politrauma è sempre alta, non può aiutarci in nessun modo.
nessun modo. Devono essere sensibili, sensibilità per il parenchima cerebrale, devono avere una definita sequenza di rilascio per far sì che noi possiamo seguire un andamento di questo, di questo biomarker. Devono essere facilmente rilevabili. Alcuni biomarker sono facilmente rilevabili nel liquor, ma non tutti i nostri pazienti hanno un sistema di derivazione. Quindi chiaramente il biomarker ideale dovrebbe essere identificabile, facilmente identificabile anche nel plasma. Inoltre, chiaramente non devono subire un'eccessiva variabilità individuale. Molti biomarker sono stati proposti, negli ultimi 10 anni gli studi si sono centuplicati, possiamo dire. Ogni biomarker, dopo una prima fase ottimistica, andava ad evidenziare, andava a presentare una serie di limitazioni. Ognuno di essi è specifico per un tipo di danno presente nel danno sia primario che secondario, può essere specifico di un danno dendritico, di un danno dei pedicelli, dei pedicelli, può essere specifico di un danno della barriera ematoencefalica. Ognuno di questi, appunto, dicevo, ha presentato le sue limitazioni. Alcuni avevano un'emivita troppo breve, alcuni correlavano con la mortalità, ma solo nel trauma cranico severo e non davano indicazioni nel trauma cranico lieve. Alcuni avevano una eccessiva lenta eliminazione dal plasma, non rendendo più possibile una distinzione fra presenza del biomarker nel danno primario e presenza del biomarker nel danno secondario. Alcuni avevano un'eccellente specificità, ma non una grande sensibilità. Alcuni correlavano con l'outcome dopo trauma severo, ma non dopo trauma cranico lieve. Concludendo il discorso biomarker, chiaramente il trauma cranico, lo abbiamo visto, è un mix unico di danno primario e secondario. È impensabile che un singolo biomarker possa riassumere una complessa situazione di danno. È più realistico poter adottare un profilo di biomarker che assieme ci diano contezza di quello che sta accadendo. Tuttavia, stiamo parlando di studi di un tipo di dosaggio non molto cheap, anzi, a volte si parla anche di cifre considerevoli. Dobbiamo far conto, dobbiamo rendere conto appunto di quanto spendiamo. Quindi, al giorno d'oggi non ci sono biomarker validati o per i quali ci siano delle linee guida. Concludendo tutto il nostro discorso, il trauma cranico, abbiamo detto, rimane comunque un evento complesso, ogni situazione è unica, ogni paziente è unico e non replicabile. Dobbiamo quindi ripartire dalle basi. C'è una necessità, prima di tutto, di approfondire, di meglio comprendere alcuni dettagli fisiopatogenetici di questo evento. Questo per far sì che si possa costruire e si possa ottimizzare lo sviluppo di trattamenti, sempre in un'ottica, di collaborazione fra neurochirurgo, neurointensivista, neurologo. Abbiamo già a disposizione tutto il nostro materiale di ricerca, biomarker, monitoraggio avanzato. Non bisogna focalizzarsi sullo sviluppo di nuove strategie, ma dobbiamo rendere fruibile, dobbiamo approfondire, dobbiamo rendere applicabile tutti gli strumenti che già abbiamo, che molto spesso sono solamente teorici e poco pratici. Volevo chiudere con un'osservazione.
Questa mia presentazione, come ho detto nell'introduzione, parte da un'esperienza fatta in territorio americano. Ho potuto osservare tanto, ho potuto imparare molto, ho potuto vedere tutte le risorse che hanno da applicare in termini di studio e di ricerca scientifica. Tuttavia, bisogna vedere sempre le cose con occhio critico. Questa è una foto intraoperatoria fatta da me di quella che loro hanno definito essere una cranioplastica ricostruttiva per un paziente con esiti di craniectomia decompressiva in seguito a trauma cranico severo. Questo paziente si era ripreso meravigliosamente, paziente giovane di 40 anni circa, perfettamente reinserito in ambito lavorativo. Questa è il prototipo di cranioplastica che il sistema americano offre ai suoi pazienti. Specifico, questo era un paziente con una buona assicurazione, ma nessuna assicurazione, neanche la più dispendiosa, può offrire a un paziente una cranioplastica custom made. Io in 3 mesi non ne ho viste e domandando ai miei colleghi specializzandi, loro non ne hanno mai viste in 7 anni. Sono davvero pochissime le persone a cui un'assicurazione, il sistema sanitario americano possa fornire un trattamento che invece per un paziente italiano, diciamo europeo, è lo standard delle cure. Semplicemente volevo concludere con questa osservazione. Grazie.